Giornata di festa a Civita Luparella, con tutto il borgo del Mediosangro che si è stretto attorno alla sua cittadina più anziana, ma verrebbe quasi da dire meno giovane, perché l'importante è sentirsi giovani dentro. Questo è lo spirito che accompagna da sempre la signora Filomena Ginestra, per tutti Asperina. Nata il 23 agosto del 1921, è arrivata dunque alla fatidica soglia del secolo di vita. Nonostante la tripla cifra, la signora Asperina, in splendida forma, arriva in piazza accompagnata da uno dei figli e con il parroco del luogo, Don Daniel, ad attenderla sull'uscio della chiesa per una cerimonia ufficiale e una festa in suo onore, alla quale partecipa anche l'amministrazione comunale con il sindaco Peschi a fare gli onori. La signora Ginestra, nativa di Torricella Peligna, si trasferisce a Civita Luparella dopo il matrimonio con Mariano Pacella, con il quale convola giuste nozze che regalano alla coppia i 4 figli Luigi, Maria, Torino e Adriana. Non mancano le difficoltà nella lunga vita della nostra Asperina, soprattutto dopo la partenza del marito, che per lavoro si trasferisce in Germania prima che nascesse l'ultima figlia, ma non tornerà mai più. Rimasta vedova, l'arzilla signora non si perde d'animo e fa di tutto per dare un degno futuro alla sua giovane famiglia. Per lei una vita dedicata al lavoro anche lontano da Civita Luparella. Tra i tanti lavori svolti, la signora ama ricordare la raccolta delle fragole nella lontana Verona e la cameriera ai piani negli alberghi. Oggi la sua forza è la numerosa famiglia, composta da più di 30 persone tra figli, nipoti e pronipoti, ed è una delle nipoti, Letizia, che si sostituisce al sottoscritto e si improvvisa intervistatrice, dobbiamo dire con buoni risultati, della sua vispa nonnetta. Allora nonna, siamo arrivati a 100 anni, un traguardo importante. Come ti senti oggi? Oggi mi sento bene. Un po' emozionata di questo popolo che non mi ha lasciato uno. Ringrazio tutti, parenti, amici, nipoti, Don Daniele, tutti. Ringrazio tutti di tutti che il bene che mi vuole. E io ho fatto tanto per questo popolo, a Civita Luparella. Sono 70 anni che sono qua, che vengo da Torricella Peligna. Però mi hanno voluto tutto bene, tutti, vecchi, giù, la più famiglia che mi ha voluto bene, la famiglia di Peppino e Giusino, che mi ha fatto da famiglia, mi ha aiutato sempre, mi ha voluto bene, mi ha dato il lavoro, io ho lavorato per loro, ho fatto tanto. E le mie figlie sono figlie d'oro, tutti sposati. Tutti con i figli, tutti insieme, nessuna separazione. Il giorno di oggi, che oggi fa schifo. Tutti, il popolo fa schifo, perché ci sta più gente che oggi sta insieme e domani sta solo. Nonna, ascolta, ma qual è il segreto per arrivare a 100 anni? Il segreto per arrivare a 100 anni è il lavoro, di stare bene, la salute, e di volersi bene con tutti. A me mi hanno rispettato pure le prete della strada, tutti mi hanno rispettato, a me, vecchi, giovani, ragazzi. La casa mia era come qua, perché io ho voluto bene, ci sono saputo stare, di tutti con i miei figli sposati, con i nipoti, figli, pronipoti, 7 pronipoti, 7. Ne siamo 31 fra tutti. Raccontaci un po' la tua storia. Tu arrivi da Torricella e poi arrivi qua a Civita. Io da Torricella ho trovato mio marito, che l'ha portato uno signore di Civita Luparella al mio paese. Io ero, noi eravamo poveretti, stavamo per soci, gente, avevamo 8 figli. E lui mi è venuto e mi ha trovato, io l'ho preso. E come sono stati 12-13 anni con questi figli, poi sono andato in Germania, piano piano, torna a Pasqua, torna a Natale, torna a agosto e ne tornate più. Ma a me non mi importa niente, io a Germania non ci sono andato, perché le mie figlie le ho cresciute qua all'Italia, sto bene qua, mi vuole tutto bene e io voglio bene a loro. La mia famiglia è una grande famiglia. Allora nonna,
Oggi tutto il paese ti festeggia, tu hai ringraziato tutti. Io ringrazio tutti. Cosa auguri tu? Io auguro a tutti di arrivare alla mia età. Ringrazio a tutti di arrivare a questa età, al punto del numero uno. Con la salute però. Io ci ho arrivato con la salute. Se non avevo la salute non ci potevo arrivare. Ho lavorato come un animale, in campagna, all'albergo, alle fragole, non so dove sono state, a qual mondo. Però sto qua, sto bene, sto qua con i miei figli, con i miei nipoti, nipotini piccolini, tutti. Mi vuole tutto bene. Per quello sono ancora qua. Se uno non ti tratta, non ti ama, muore prima. Muore disperata. Quindi tu nonna ti senti a tutti gli effetti di Civita? Io ringrazio tutti Civita Luparelle, tutto, da Pietro da sotto a sopra, che mi hanno voluto tutto bene. E io ho voluto bene a loro. Mi hanno rispettato, io l'ho rispettato tanto. Tutti, con Bar Filippo mi ha cresimato due figli. Dove sta? Ci sta. Ci stanno i figli, nonna. Poi li facciamo venire. Dove sta? Si sono persi. È una famiglia che mi ha voluto tutto bene, un Basettimio, Antonio, tutti. Siamo stati sempre insieme. Questo ragazzo è stato mio figlio, sempre a casa mia, giocare con i figli. È vero. Tutti. No, dica tutti perché squadra tifi? Per che squadra fai il tifo? Per la sua, fa. Ah no? La squadra che faccio. Che squadra tifi? Milano. Chi è il giocatore più forte del Milan? Non lo so. Dai, ti ricordi, no? Non ricordo. Mi ricordo il nome. Va? Vibra. Vibra. Che va? Ecco Antonio, dai, che andiamo con loro. Vieni, piano piano. Allora, questa è la famiglia De Giusina, la famiglia che è stata sempre accanto a nonna. La famiglia, il suo padre, che era il mio assistente di tutto. Mi ha voluto bene. La madre, sì. Con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo, vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Lia, se ci potete aprire dietro, che passano gli anni.
ho paura per aspirina, però comincia a essere troppo tardi. Buongiorno a tutti, ringrazio Aspirina e tutta la sua famiglia che ci ha dato la possibilità di stare tutti insieme oggi qui. E con questo, a nome di tutta l'associazione Calliope, di tutti i soci, faccio i migliori auguri a questo traguardo che ha raggiunto Aspirina e auguro una lunga vita. Aspirina. Aspirina, amica dell'associazione Calliope, tempo addietro ha dato sempre le disponibilità anche oggi, diciamo, e ci ha permesso, tramite la collaboratrice Paola Schieda, di rialzare un video della sua vita. E questa è una grande e una bella cosa. Diciamo, grazie a Aspirina di nuovo, del suo bel traguardo e anche a tutta la sua famiglia. Oggi posso comunicarvi che il museo può essere visitato da tutti, dopo la cerimonia del buffet e tutto, e come associazione Calliope abbiamo pensato di fare un pensiero che Letizia Schieda leggerà la frase di questo pensiero che l'associazione Calliope ha donato Aspirina. Grazie. L'associazione Calliope partecipa alla gioia di tutta la comunità in occasione del centenario di Ginestra Filomena. Buongiorno a tutti, capisco l'emozione dei parenti, nessuno si è sentito di venire a parlare, quella di Letizia la capisco perfettamente perché sono anch'io molto emozionata oggi. Aspirina oggi compie il suo primo secolo di vita. Io che se rappresento la comunità civile che sono praticamente qui per portare a lei gli auguri di tutto il Consiglio Comunale e dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità, non posso che riconoscere che quello che avviene oggi è un miracolo che è stato fatto ad Aspirina e alla sua famiglia. La longevità è un dono di Dio, lo ha detto prima Don Daniel, io condivido pienamente questo pensiero. È un dono di Dio che è stato fatto a lei, alla sua famiglia, ma è stata fatta all'intera comunità, perché Aspirina è un patrimonio di valori culturali, storici, sociali, che noi abbiamo il dovere di fare nostri, di difendere e di tramandare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Sono emozionata perché io ho pensato in questi giorni a 100 anni di vita, 35.000, avevo fatto un po' di conti, 36.500 soli ha visto Aspirina finora, speriamo ne possa vedere altrettanti, nascere e tramontare. E lo ha fatto Aspirina senza mai risparmiarsi. Lei prima, io l'ho sentita, la prima cosa che ha detto che il suo segreto era il lavoro.
l'ha fatto senza risparmiarsi per dare una vita dignitosa alla sua famiglia, e questo l'ha fatto ottimamente. Ma lo ha fatto, devo dire, in silenzio, un passo dopo l'altro, silenzioso, con discrezione, lo ha fatto con gentilezza. Gentilezza sincera, la gentilezza di Aspelino, quando tu ti avvicini, arriva prima di lei, arriva con lo sguardo, arriva col sorriso, arriva però anche con gesti concreti. E quindi è sincera, come diceva Don Daniel prima, è una gentilezza sincera. Come amministrazione comunale noi abbiamo fatto una targa, ricordo, e un piccolo omaggio floreale. E leggo un attimino la frase che ho scritto. La longevità è un dono di Dio, del quale ci si può rendere degni amando e rispettando la vita. I nostri migliori auguri alla concittadina Filomena Ginestra per il suo primo secolo di vita e per un futuro di grande serenità. L'amministrazione comunale il 23 agosto 2021. Sei la persona più bella e premurosa dell'universo. Sei il nostro raggio di sole. Ti amiamo in ogni singolo battito di cuore. Non saremo mai in grado di descrivere a parole quanto importante sia tu per noi. Sei la supercolla che lega questa famiglia. Ti vogliamo tanto bene, cara mamma. Il nostro più grande desiderio per te, mamma, è vederti sempre felice. Sei una persona meravigliosa e ti meriti il meglio della vita. Una mamma sa quando un figlio sta per sbagliare, ma a volte lascia correre. Da tutto e in cambio si aspetta di ricevere poco, tutto ciò che desidera, e che il figlio sia felice. Questo è quello che abbiamo imparato da te. Grazie di tutto quello che hai fatto e che farai ancora per noi. Non riusciremo mai a ringraziarti abbastanza, mamma. Augurissimi per i tuoi 100 anni d'amore dato. Ti vogliamo molto di bene, cara mamma, i tuoi figli, Tonino, Maria, Luigi e Adriana. Se gentilmente potete pazientare, vi leggo anche questo. I frati della Basilica di Sant'Antonio in Padova invocano la benedizione del Signore su Ginestra Aspelino in occasione del suo 100° compleanno. Per intercessione di Sant'Antonio, il Signore la benedica, la protegga, la ricolmi di ogni benedizione. Ecco la benedizione che viene da Padova. Dal santo, penso che il massimo che potevamo avere per la Aspelino oggi. Bene, io chiudo. La Aspelino poteva fare un discorsetto, però lo vogliamo risparmiare perché c'è ancora da vivere fuori. Io vi do volentieri la benedizione, dopo la benedizione chiedo gentilmente a tutti di cominciare a uscire
da chi sta in fondo alla chiesa, liberiamo la chiesa, andiamo in piazza